C'era una volta una bambina di nome Ingrid. Era una bambina un po' maldestra. Le piaceva tanto fare qualche sport o avere degli hobby, ma ogni cosa che faceva si trovava sempre impacciata. Cadeva sempre o si incollava le dita con qualcosa. Ingrid era molto triste per le sue mal riuscite, ma cercava di non scoraggiarsi mai, quando un giorno, tornando a casa da scuola, vide una grande scuola di ballo. Si fermò ad ammirare dalle vetrine le ballerine che si allenavano e già pensava a quante cadute avrebbe fatto se avesse incominciato. Ad un certo punto, vicino a lei, si fermò una vecchia signora molto elegante. Era la più famosa ballerina di teatro che la storia raccontava. Ingrid, con le guanciotte tutte rosse, la fissò per qualche secondo e poi disse: Lei è stata bravissima! Come ho imparato a non essere impacciata?» La bella signora con un sorriso le rispose: «Ci vogliono scarpette giuste, e le mie lo sono state». Poi continuò: «Sai, io prima di diventare una ballerina ero molto maldestra». La piccola Ingrid, con le guance sempre rosse e gli occhi che brillavano, le disse: «Davvero? Io non so neanche stare sulle punte, che finisco subito a terra». La signora la guardò, le fece un altro sorriso e poi si mise a cercare qualcosa nella sua valigia da viaggio. «Eccole!» esclamò. «Tieni, piccola, spero possano portarti tutta la fortuna che hanno portato a me. Mi piace pensare che siano magiche». Le diede un paio di scarpette da ballo, rosa confetto, e la piccola Ingrid, stranita, accettò e le diede un grosso abbraccio per ringraziarla. «Ricorda però che per far uscire la magia delle scarpette ci devi mettere impegno e pazienza, altrimenti non funzionano», disse la bella signora prima di andarsene. Ingrid, con le scarpine strette al petto, entrò nella scuola e si iscrisse subito. Con tanta fatica imparò a ballare e ad avere molta più dedizione in quello che faceva. Diventò col tempo prima ballerina a teatro. Capì che non era poi così tanto maldestra, ma solo si scoraggiava in fretta. E la dedizione la portò molto lontano. Bambini, ricordate sempre che l'impegno è importante in ogni cosa. Non scoraggiatevi mai. Buonanotte!